Benvenuti in questo mini corso sulle tecniche di vendita di Alessandro Orlando. Quindi un video molto importante, un corso gratuito molto importante perché parliamo del più grande televenditore italiano. Per 20 anni su Telemarket ha venduto ad alto prezzo, dunque opere d'arte moderna, non solo arte moderna, opere d'arte ad un pubblico ristretto, ha fatto l'impossibile. Utilizzando molte tecniche e è diventato anche virale, tra l'altro, su YouTube perché ogni tanto perdeva la pazienza, ma questo fa parte di una delle sue tecniche che analizzeremo oggi. Se non mi conoscessi, io sono Marco Venturini e sono un formatore, un consulente in tecniche di vendita per importantissime aziende italiane. Qua vede alcune delle mie collaborazioni, ce ne sono molte altre, devo aggiornare questo cartello. E quindi mi occupo di questo, di tecnica di vendita, di persuasione, e dunque conosco molto bene le tecniche utilizzate da Orlando perché sono anche quelle che insegno io. Ma entriamo subito nel vivo, vediamole. È un po' di tempo che non si sente parlare di Alessandro Orlando, ma qualche mese fa la Diesel lo ha preso per fare uno spot, ok? Quindi insomma, il fatto che sia un numero uno è riconosciuto anche da un brand così importante come Diesel. Iniziamo, oggi analizziamo una delle televendite più note di Alessandro Orlando. Se questo tipo di contenuti ti piacciono, devi registrarti al mio canale per non perderli, ok? Ci sei arrivato, forse dai miei social, forse casualmente. A questa perla, a questo video corso gratuito, mini video corso gratuito, per non perderti i miei contenuti di valore, devi registrarti al canale, devi iscriverti gratis a questo canale YouTube. Iniziamo. Ora vi lascio alla grande serata in compagnia di Alessandro con questa grande collezione che ovviamente avrai il piacere di illustrarvi a questa cifra. Alessandro? Ciao Gianluca, buonasera a tutti. Sarà come al solito un grande evento. Sarà come al solito un grande evento, quindi abbiamo la presentazione da parte del collega che già lo introduce come il big della rete. Ti lascio, Vediamo che lui ciao. neanche risponde perché è Signor proprio massima autorità, scarsità, comunicazione assertiva. Come vedremo, neanche gli risponde, come dire, vai che io devo fare il mio show. Signori, una buonasera e ben ritrovati, un saluto affettuoso a tutti voi. Abbiamo ieri parlato di mobili antichi e ci siamo divertiti, direi, più voi che me. Ci siamo divertiti, più voi che me, ci siamo divertiti perché l'intrattenimento, come insegno nei miei corsi, è l'elemento che serve a tenere alta l'attenzione del pubblico per ore di video. Marco, i video devono essere corti, se no nessuno li guarda. Lui stava in diretta 4 ore al giorno, molte persone guardavano le sue televendite lunghissime, oggi le guardano su YouTube perché? Perché c'erano anche elementi di intrattenimento. Infatti dice, ci siamo divertiti. Intrattenimento sempre legato alla vendita, sia ben chiaro. E poi dice, più voi che me, perché ha una comunicazione assertiva un pochino penalizzante ogni tanto, che al contrario di quello che dice PNL, pensiero positivo, serve di più a vendere. Ma queste cose le approfondiamo oggi. Luca, mi apri un libro qua alla lettera K con me, grazie. Quando un tappeto nasce da un grande uomo, si tratta di un grande tappeto, eh? Beh, lui. Lui venderà un tappeto questa sera e già ha lanciato il suo aforisma, e quando un tappeto viene da un grande uomo, quindi queste nozioni, un po' di spirito motivazionale. Un solo nome, si chiama Keyshawn, Keyshawn. è lui. Siamo entrati in possesso di tappeti che avevamo solo sentito parlare, veramente abbiamo detto ampiamente. Grazie, perché. Anche quando litiga con la regia è una tecnica di vendita. Lui pretende il silenzio perché sta per parlare, per dare importanza al prodotto di cui sta per parlare. Ok? Ogni sera c'è un prodotto straordinario. Ok? Quindi ogni sera è l'occasione della vita. E quindi lui va a battibeccare con la redazione perché pretende silenzio, che okay? Anche questo fa parte della persuasione. Ho avuto il sospetto che fosse
Luca, ho avuto il sospetto che fosse un autentico originale Keyshawn. Keyshawn nasce nel 1740 per ordine di un sultano. E qua adesso vi lascio ascoltare, ok? Parlo adesso e vi lascio ascoltare. Qui inizia la tecnica numero uno di Alessandro Orlando, che è lo storytelling. Guardate che modo ha di raccontare storie. Ora lui racconterà la storia di questo tappeto, di questa tipologia di tappeti, e non potete che esserne attratti. E quindi, anche se non vi interessano i tappeti, vi stimolerà una voglia di averlo, questo tappeto, grazie ad una storia e alla capacità di raccontarla. Ve la faccio godere e poi ne parliamo. Che fosse un autentico originale Keyshawn. Keyshawn nasce nel 1740 per ordine di un sultano. Anticamente sapete che in Oriente si pensava che il figlio, che colui che guidava il popolo, era direttamente figlio del sole, nasceva dal sole. Bene, la parola Keyshawn significa figlio del sole. Questo sultano è considerato un po' come il Luigi XIV di Francia, quindi il re sole di Francia, un uomo i cui palazzi erano i palazzi più belli d'Oriente, è stato il più grande esteta d'Oriente e lui volle creare questa manifattura. Sì, ma il tappeto che state per vedere non è uno dei miliardi di pallide imitazioni di Keyshawn che ammetto che anch'io vi ho venduto e presentato in questi anni, ma è un Keyshawn originale. Ok, qui abbiamo sentito una prima parte della storia sulla quale tornerà, quindi ha posto la base emotiva alla vendita, come vi insegno in Persuasion Master, cioè la raccolta dei miei 4 corsi sulle tecniche di vendita, per poter vendere ad alto prezzo, come farà lui con questo tappeto, devi far associare delle emozioni al tuo prodotto. Una delle tecniche più potenti è quella di raccontare una storia emozionante su quel prodotto. Non solo, come sappiamo, noi possiamo vendere soltanto a qualcuno che ha bisogno del nostro prodotto. E se questo bisogno non esiste, glielo andiamo a creare. Diventa un bisogno indotto. E come lo creiamo? Una delle tecniche più potenti è con le storie. È così che si vende qualcosa di, tra virgolette, inutile, non necessario, come un tappeto. Ok, il pane lo vendiamo perché è necessario, e così tutti i beni primari, i beni di consumo. Gli oggetti di lusso, come magari possono essere anche i tuoi prodotti, che forse se non sono di lusso, sono comunque non di prima necessità, si devono vendere associandoli a delle emozioni, soprattutto se li vuoi vendere ad alto prezzo. Ecco, lo storytelling, quando è fatto bene, ha questa funzione. Quindi qui abbiamo sentito la storia del Re Sole, no? Questo sultano, bada bene, non esiste, sia chiaro. Poi lui lo rivelerà anni dopo. Circa un anno fa ha fatto un'intervista su YouTube con un ragazzo e ha detto che si inventava queste storie. Non te le devi inventare le storie, sia chiaro. Ma non erano inventate del tutto, bada bene, perché Alessandro Orlando ha una grande cultura e ha girato il mondo, viene da una famiglia per bene, una famiglia di galleristi, quindi le storie dei sultani o comunque di tutto il mondo, degli artisti, delle varie nazionalità di cui lui parla, della Russia, degli Stati Uniti, nelle altre puntate, lui le conosce, poi dopo le mette insieme, le romanza, ok? Non sto dicendo di inventarsi delle storie, sto dicendo però che la cultura è fondamentale, la cultura nel proprio settore, anche per abbellire una storia che già esiste o che è stata raccontata male, o per unire degli aneddoti che affascinano il pubblico. Quindi un altro elemento, cultura del proprio settore, ok? Devi studiare, anche per questo non si può vendere tutto bene. Lui ha venduto sempre solo arte, perché tu puoi essere un grande esperto solo di un argomento, ma su questo torniamo fra poco. Io vi do certificato di garanzia ed expertise ai termini di legge.
La vostra immensa fortuna è che questo. Garanzia, ok, qua non ci soffermiamo molto, già detto che dà un certificato di garanzia. La garanzia è uno degli elementi fondamentali per vendere un prodotto, va sempre inserito. L'abbiamo trovato all'interno di uno di quei sacchi. Mi dai la 3, la 4, che telecamera è quella? A dire il vero, c'era solo un Qui tappeto abbiamo la all'interno perla, di uno di questi eh? Qui sacchi. c'è la perla, eh? Questo tappeto, tra l'altro, era avvolto diversamente rispetto agli altri. Oltre la sagoma, vedete questa juta bianca, c'era un'altra copertura avvolta. Quindi ci ha destato qualche sospetto, no? Poi l'abbiamo fatto vedere, l'abbiamo fatto controllare e questo è un autentico originale Keyshan di. Allora, qui abbiamo visto il capolavoro. Qui c'è il superamento di una obiezione. Come vi insegno sempre in Persuasion Master, la raccolta dei miei quattro corsi sulle tecniche di vendita, le obiezioni non devono emergere verbalmente, cioè il cliente non vi deve dire sì, ma tu come fai ad avere sto tappeto? Se è un originale Keyshan che ho scoperto stasera essere un pezzo unico, rarissimo, come fai tu ad avercelo? Questa obiezione se la fa il cliente, ecco, lui te la supera con questo artificio, con questa trovata. Hanno messo questi sacchi in studio e ha detto che l'hanno trovato in questi sacchi. Devi sapere che nel mondo delle aste, dell'arte, ma non solo, si comprano dei lotti a scatola chiusa. Ok, fallimenti, gente che muore. E si comprano lotti a scatola chiusa, forse l'hai visto pure su Real Time, su queste trasmissioni. E tu quindi copri e cominci ad aprire i sacchi e scoprire cosa c'è dentro. Ok, quindi lui dice che questo tappeto che vediamo qua sulla destra, lui l'ha trovato, loro di telemarket l'hanno trovato casualmente in uno di questi sacchi. Ecco come l'hanno ottenuto e ti ha superato l'obiezione. La seconda obiezione è sì, ma un pezzo del genere, allora è come immondizia. È come tutti questi altri, non è un pezzo raro, no? Era incartato diversamente. Era in un sacco da solo, non insieme ad altri tappeti, con una doppia copertura. Quindi te lo va a separare dall'immondizia. Tu compri un lotto, quindi presumibilmente c'è pure dentro un sacco di robaccia, ma ti supera quest'ulteriore obiezione dicendo che era incartato separatamente. Prima manifattura. Accomodatevi. Accomodatevi una delle sue frasi famose quando chiede di fare un'inquadratura del pezzo. Devo ricordarmi questo giorno, oggi è il 16 aprile del 2012, siamo in diretta in tutta Italia, in tutta Europa, e io che ho 48 anni non ho mai visto un Keyshan vero. Quante montagne di tappeti abbiamo venduto? Quante, Dio solo lo sa, veramente tante, ma un Keyshan di prima manifattura così. Direte, Alessandro, ma è molto simile ad alcuni tappeti che avete fatto vedere oggi, è molto simile ad altri tappeti che hai fatto vedere un mese fa, un anno fa. Avete perfettamente ragione, i tappeti si somigliano tutti, tremendamente tutti, ma questo è l'originale. Oddio Allora, mio. due lezioni. Anzitutto l'uso della voce, avrete notato che fa un uso della voce veramente professionale, infatti gli hanno anche proposto di fare radio e di fare il doppiatore. L'uso della voce, come vi insegno io, sempre nei miei corsi che vi ho già citato, ok? L'uso della voce. Secondo, si avvicina alla telecamera, sempre come vi insegno io, per vendere online in video o anche di persona, no? Quindi un rapporto più intimo, anche perché se ti avvicini si vedono le espressioni del volto, si capisce se stai mentendo oppure no. E poi utilizza un'altra tecnica. Si fa da solo l'obiezione ad alta voce. Ma come? Non devono uscire le obiezioni? Perché lui se la fa da solo ad alta voce? Sì, lui si fa adesso un'obiezione ad alta voce e dice: ma Alessandro, direte, i tappeti sono tutti uguali. Sì, è vero, sono tutti uguali. A cosa gli serve tirar fuori questa obiezione? Se abbiamo detto che le obiezioni non devono uscire, gli serve per giustificare il fatto che nonostante ci si trovi di fronte a un capolavoro, le persone ancora non l'abbiano comprato. Un'obiezione sciocca, i tappeti sono tutti uguali. Un'obiezione sciocca.
ma basta per poter giustificare allo spettatore il fatto che ancora non sia stato acquistato. Oddio mio, sto toccando un autentico originale Keyshon imperiale, autentico. Imperiale diventa Al posto del cartiglio c'era il simbolo dell'imperatore. Lui era Farshid, il grande Farshid. Solo lui poteva avere questo inesistente. simbolo. Questa è la sua corona del re. La sua corona del re. I colori No, rigorosamente io rido naturali. perché sono storie inventate. Ripeto, non dovete inventarvi le storie. Però vedete quanto è affascinante ascoltare una storia raccontata bene. Pensate se è vera. Se è vera, è molto meglio, ok? Questo caso è inventata, ma lui lo ammette, quindi tra l'altro lui adesso ha un suo canale dove non fa più, non inventa più storie, ok? Ogni tanto si lasciava andare così, insomma. Quindi tocca il tappeto. Come vedete, come ascoltate, in sottofondo si sentono in continuazione i telefoni, ma dà fastidio perché non proteggono l'audio dello studio dai telefoni, perché è fatto apposta. Serve a farti sentire a casa che in tanti stanno telefonando. Gli squilli fastidiosi che sentiamo servono a produrre scarsità, cioè la gente è urgenza, scarsità è urgenza. Il pezzo è uno, scarsità, urgenza. Molti stanno chiamando, quindi adesso se lo comprano, fammi sbrigare a comprarlo, ok? Per questo sentiamo sotto le market il telefono in sottofondo in continuazione. E Diesel, geniale. Nello spot pure fa sentire i telefoni, nello spot con lui. Lo Succo d'erba, la terra d'ossigeno. spot con lui ve lo faccio vedere alla fine, ok? Non lasciate questo mini corso adesso per andare a vedere lo spot di Diesel, ve lo metto alla fine, non ci parlo sullo spot, ve lo godete alla fine, continuate a guardare qui, iscrivetevi al canale YouTube per non perdervi queste lezioni. Il deserto e ancora i fiori essiccati al sole. Questo è il vero persiano. Quello che fa venire i brividi ai collezionisti, agli storici dell'arte, quello che fa alzare mani e piedi nelle aste di tutto il mondo a qualunque prezzo, è lui. E quando è arrivato fino a qua, è uscito dalla Persia, coloro che si occupavano di farlo uscire non si sono accorti del tappeto che era. Vedete quello che dicevo prima, superare Affascinante, Keyshan Imperiale. quindi a monte quell'obiezione là, come avete fatto ad averlo? In tutto ciò, vedete la modulazione della voce? Come vi ho sempre insegnato, la modulazione della voce, parlo piano e poi alzo la voce. Modulazione per tenere alta l'attenzione, la teatralità, la vedete la teatralità di questo venditore? La teatralità è fondamentale davanti alla telecamera perché, come vi spiego, la telecamera raffredda. Quindi, se noi ci scaldiamo, se noi alziamo la voce, non appariamo Quello che dei fa alzare mani e pazzi. piedi nelle aste di tutto il Noi mondo a appariamo qualunque prezzo, è appassionati. lui. E Ok? quando è arrivato Quando fino a alziamo la qua, è voce, non uscito se, dalla Persia, se così parlasse davanti a coloro te che dal si vivo, occupavano di farlo penseresti che uscire sta fuori di si testa. sono In accorti camera no, non ti del dà tappeto che fastidio, non era. pensi che è un pazzo. Pensi che sia Affascinante, appassionato, Keyshan. quindi altra Mentre la faccia di lezione, Bordure. altra conferma delle mie lezioni è davanti alla videocamera aumentate la vostra energia del più 50%, della metà in più. Ecco il prezzo. L'esemplare in visione costa soltanto 12.000 euro. Viene da uno di quei sacchi. Beh. Qui c'è ancora un prezzo, 12.000 euro, soltanto 12.000 euro, e continua a parlare. Non ti dice subito il prezzo finale, come vi dico, mi dispiace ripetermi, però è importante che capiate che le tecniche che io insegno hanno delle basi importanti. Gli altri dicono 12.000 euro, ma ve lo vendo a 5.000. No, tu dopo che hai detto il prezzo alto, devi far passare un po' di tempo, devi far ancorare, bias cognitivo di prezzo dell'ancoraggio, bias cognitivo di prezzo dell'ancoraggio, devi far ancorare le persone a 12.000. Una volta che si abituano a quel prezzo, tutti i prezzi inferiori sembreranno molto più bassi perché hanno già tarato la loro asticella su 12.000. Se tu dici 12.000 e poi ma io ve lo do a 3.000, non produci l'effetto, ok? Del bias cognitivo di prezzo.
basato sull'ancoraggio. Sì. Il primo di voi che prende la linea. Suspense. Questo è uno di quei momenti in cui vorrei accendere il mio telefono cellulare e chiamare qualche mio amico. 1.490 euro. Non ci credi? Fare fatica anch'io a crederlo. Ah, certo, tu puoi dire, Alessandro, 1.490? Hai capito male? Non hai capito male. 1.490, dice, va bene, Orlando, ma allora ci sono dei buchi, dei restauri. No, l'abbiamo controllato centimetro per centimetro. Il tappeto è perfetto. E non voglio sentire, Alessandro è grande, Alessandro è troppo piccolo, Alessandro, mettilo da parte, perché questa è storia e cultura. Tutte obiezioni che forse uno si fa, forse no, sulla grandezza magari sì, ti dice mettilo da parte, questo è un pezzo da collezione, lo arrotoli, lo metti in cantina, non lo devi mettere in salone se è troppo grande. Ma allora è rovinato, perché dice magari qualcuno pensa a questo, ora non stanno chiamando per questo motivo, no? Stesso discorso di prima, no! Abbiamo controllato centimetro per centimetro, garanzia, ci metto la faccia, ti do la mia parola. Abbiamo controllato. È grande. Certo, questa è un'obiezione invece reale che molti si potrebbero fare. Lui ti dice, mettilo da parte. Quindi lo arrotoli, te lo metti in cantina, perché questo è un pezzo da collezione, non lo devi necessariamente esporre in salone. Tanto a toccarlo, perché un tempo si annodava in un altro modo. Mettiamo sul riflesso scuro, per favore. Mamma, guardate, cade a terra come un petalo. Ancora non era caduto, già come dicevo. Il petalo di una rosa. Guardate la qualità, per favore. Tiralo su, tiralo su. Non voglio sentire, è grande Orlando, è tu prenotalo. Poi, vuoi fare un business? Vuoi sapere? Ti ridò io 100 nomi di 100 mercanti, devo andare a rivenderlo a quello che vuoi. Puoi fare un business, fare soldi? Facciamo soldi insieme, sono una persona per bene, puoi fare società con me se vuoi. 1.490. Ecco, qua non credo ci sia bisogno, no, di commentare. Garanzia, ok? Questo pezzo è talmente di valore, stai facendo un affare così importante, che ti dico io a chi venderlo. Una garanzia più grande di questa, ti aiuto io a venderlo, addirittura ti do i numeri delle persone a cui venderlo. Deve? Guarda che qualità, guarda, sembra seta, stai un po' più basso. La dimostrazione, è no? Stupendo, come perché il segno sempre. Del sultano se c'è, adesso scusate, ma devo far sentire. Se c'è la possibilità di dimostrare qualcosa, anche dal vivo, falla toccare, anche sul palco, falla toccare, fa vedere il prodotto in funzione. In questo caso lui fa vedere i riflessi e tutto. Qua sentiamo la storia ancora. Freshit, Keishon. Quindi? Che c'è, signori? Loro non sono in vendita, Giorgio. Sono miei amici. Okay. Signore e signori, 1.490 euro. Quindi? Che c'è? Qual è il problema? Tu dici, Alessandro, mi sembra uguale a miliardi di altri. Guardate, tappeti. Qui lui va, avete sul ragione, tappeto. Sono tutti uguali i tappeti. Ma sul tappeto, sapete perché lo fa? Questo no! Sapete perché, vedete, tocca il tappeto. Potrei pagare a 30 euro al mese o un euro al giorno. Si sdraia sul tappeto. Un euro al giorno? Quasi lo ama, lo tocca, perché, come vi ho insegnato nell'analisi di Elon Musk, iscrivetevi della vendita di Elon Musk dal palco, del suo Cybertruck, quindi iscrivetevi al mio canale per non perdervi queste perle. Quando è il carisma del venditore a vendere, quando compriamo la persona, e questo accade sempre, quando acquistiamo un prodotto di cui non abbiamo bisogno, di cui ancora non sentiamo il bisogno, noi compriamo appunto la persona. Attraverso il tocco, il toccamento, noi trasferiamo gli occhi di chi guarda il nostro carisma al prodotto, ok? Elon Musk tocca il Cybertruck, lui tocca il tappeto. Già il fatto che lui lo abbia toccato, ci si sia rotolato sopra, se io sono un suo fan, e lui aveva una schiera di fan quando
a telemarket, vendeva arte, tuttora molti lo seguono, ovviamente all'epoca di più, e io lo compro con più, ancora con più desiderio, perché lui ha trasferito il suo carisma al prodotto, ok? Questo è un processo che tu fai a livello subconscio, sia chiaro, ma è molto importante, questa è una tecnica di vendita molto avanzata, potresti non toccarlo il prodotto, potresti chiedere di mostrarlo, di fare delle prove, ma perché lo tocchi? Proprio per trasferire il tuo carisma al prodotto, ok? Le emozioni che il pubblico prova nei tuoi confronti al prodotto, ancora di più di quanto già stia avvenendo. Meno di un caffè al bar e io ti porto la storia di Persia. Cioè, ma fatemi capire. Ok, grazie. Avete confermato montagne di tappeti. Un pezzo di storia persiana. Allora hanno ragione, perché penso, dico, Alessandro, ma è molto simile a 10.000 tapeti. No! Keyshawn, il figlio del sole. Il È il tappeto del re, il tappeto del sultano. Lui era il re sole di vedete, Francia. questa è un'altra lezione, Eh? come lui si Verba insiste, volans, si agita cryptomanet, con eleganza. 1.495 euro. Questa è un'altra Perché? Perché è un lezione fuori tutto. in trattativa, poi c'è un'altra lezione nella lezione. Non mollate mai, non dovete insistere. Sapete, la vendita aggressiva non funziona. Ma fino a che non avete sentito la vostra presentazione, se state facendo per esempio un webinar e nessuno ancora compra, webinar che è una televendita nei tempi moderni, andate avanti, non vi preoccupate. Vi assicuro che potrebbe scattare quella parola che convince le persone a comprare. Io vi dico, alcune trattative sembravano assolutamente perse, il fatto che io non mi arrendessi mi portava a chiuderle, ok? Durante la stessa trattativa, non che poi li richiami, non devi insistere, però vai avanti, anche se vedi che quello è scettico, vai avanti come se quello fosse interessato. Se stai facendo webinar e nessuno sta comprando, vai avanti come se tu stessi vendendo a palate. Dammi retta, a un certo punto scatta la molla e vendi. Se ti scoraggi durante la trattativa per ciò che vedi, non vendi. Non è una cosa motivazionale, se mi segui lo sai cosa ne penso delle cose motivazionali. È la realtà, ok? E qui c'è pure un'altra tecnica. Lo sconto va giustificato. Allora, non possiamo vendere un prodotto di lusso, non possiamo vendere un prodotto ad alto prezzo, perché è di grande valore, facendo lo sconto, ok? Lo sconto va giustificato. Non è che siamo al supermercato, il succo di frutta è in promozione. Se noi siamo i grandi esperti, e se stiamo vendendo dunque un prodotto che vale tantissimo, noi non possiamo fare sconti. Dobbiamo giustificarlo lo sconto. Quindi ricordati di giustificarlo. C'è chi si inventa, per esempio nella moda, tempo fa mi è capitato un brand abbastanza importante, si era inventato oppure aveva ingrandito la notizia di un allagamento dei magazzini. Ci sono allagati i magazzini, dobbiamo svuotare tutto, dobbiamo ristrutturare tutto fuori ad un prezzo bassissimo, ok? Vediamo perché lui è come giustifica, quindi si preoccupa di giustificare questo prezzo. 1.490 euro. Perché? Perché è un fuori tutto. Perché è un fuori tutto, vedete, è scritto qua, fuori tutto. Telemarket è andato avanti per parecchio tempo dicendo che appunto Basta, doveva basta di chiudere, incommiabile. e in effetti poi così è stato, Ah, stava e cercando. ha fatto il fuori Allora, tutto, scusate se ha svuotato i restano qua. magazzini. Ma l'ha tirata lunga, ovviamente, Hanno questo ragione, i fuori tappeti tutto. sono tutti uguali, ma questa è un'altra. Guarda. Anche soltanto starci sopra è un'emozione pazzesca, perché come si lavorava tanti anni fa non si annoda più. La L'esperto, qualità è superiore. Un come tempo dico, se la parla dava col sempre da cuore, non con la mano esperto. sul portafoglio. È meraviglioso, davvero splendido. Il più classico in assoluto, e tu sai che se vai sul classico non sbagli mai. Ti dà del Il tu, classico. no? Oggi, questo anni fa, come hai sentito, oggi si dice dai del tu per instaurare un dialogo più intimo. Vero, lui già lo faceva, poi va bene pure se dai del voi, eh. Però ogni tanto cambia, dai del tu quando devi dire qualcosa di un po' più intimo. Non passa mai di moda, questo è il più classico. Bene, basta così. Sono innamorato di questo tappeto, sai perché? Perché
Sono 15 anni che lavoro qua a Telemarket e ormai sono Autorità. 26 anni che faccio questo mestiere. E non vi nascondo che faccio fatica. Autorità, sono 26 anni che faccio questo mestiere, ok? Importante, l'autorità. Chi sei tu? Perché sei un esperto? Perché mi devo fidare delle tue parole? Fatica a innamorarmi ancora di un tappeto mi diventa sempre più difficile. Bene, questo è uno di quelli, perché so quanto è importante la storia che racconta, perché nella vita ho imparato che quello che conta è la storia, non le chiacchiere della gente, ma la storia che hanno fatto. E questo è stato un grande uomo. E dietro una grande collezione c'è sempre un grande uomo. Lui era il sultano Fergite. Mai esistuto. Veramente bello. Va bene, signori, basta così. Lo alziamo per l'ultima volta, facciamo un fermo d'immagine e lo memorizziamo perché non capiterà mai più di vedere un tappeto simile. Ah, va bene, ok. Come hanno detto? No, no, lascia, 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 lascia. Va bene, ok, basta così, adesso ritorniamo in carrellata. Sono le 22 e 36 minuti primi. 1.400 euro. No, scusate, no, perché ci tengo molto. Io mi chiamo Alessandro Orlando, figlio di Angelo Orlando. Ci tengo molto, mio nome e cognome, la mia faccia e questa lo sarà a lungo. Quindi la mia carriera è in ascesa. Ho 48 anni. Non voglio bruciarmi a 48 anni. Un tempo dicevo, Giorgio, non mi voglio bruciare a 30, sono arrivato a 48. Come dire, io non mi sono mai bruciato, ho sempre detto la verità, non vi vado a vendere qualcosa che non valga, quindi fa questo finale, ultima garanzia, ok? È insoddisfatti o rimborsati, no? Che facciamo, per esempio, in un corso, in tanti prodotti. Si chiude sempre con un'ultima garanzia. Bene, spero vi siate divertiti anche voi. È veramente un bel personaggio, andatelo a cercare su YouTube. Se volete che io analizzi altre sue televendite, scrivetemelo nei commenti di questo video di YouTube e ovviamente iscrivetevi al canale. Adesso vi lascio con lo spot che ha realizzato per Diesel pochi mesi fa. Un abbraccio a tutti. Per te è old, per noi è gold. Signore e signori, un saluto a Alessandro Orlando. Come state? Oh, io molto bene. Dopo che ho scoperto questa iniziativa davvero incredibile, in un momento in cui tutti svendono, Diesel compra. E compra cosa? Diesel compra il tuo DNA. Perché per noi è oro. Io mi rendo conto che possa essere un po' difficile disfarsi dei propri Diesel, ma perché lasciarli lì? Un gentile signore, si fa per dire, dice come tu. Presenti opere d'arte e adesso stai presentando un gis, perché non è un'opera d'arte questa? Da quando in qua Orlando ha in mano qualcosa che non è autentico? Per me questa è una cosa divertente. Questo è l'investimento, dare via il vostro vecchio denim, portatelo ai negozi Diesel. Ci sono degli esperti che valuteranno il vostro denim e vi daranno una gift card per poter acquistare dei nuovi capi. Ma guarda un po', ho già convinto qualcuno. Spogliatevi dei vostri denim e fatevi rivalutare. È una grande opportunità, fatelo anche voi. Perché per te è old, per noi è gold.